Ve lo dico subito, ve lo devo dire. Subito, subito, subito. Io così fino a giugno non ci arrivo. Così fino a giugno, ve lo giuro, ve lo prometto su quello che volete, non ce la faccio. Perché non è possibile. Allora, 6 punti in una settimana, roba che non vedevamo da veramente un pezzo. Però, con un doppio 3-2 al cardiopalma fino all'ultimo secondo. Uno in rimonta, uno di gestione allucinante. Ragazzi, che sudate, anche a ora di pranzo mi fanno sudare in questo modo. Veramente importante aver vinto, eh. Sono contentissimo di aver vinto, non so voi, però ci sono alcune cose veramente emblematiche in questa Juve che ci fanno capire che non sono una squadra d'Allegri o una squadra da punti in campionato, eh. Per il momento, adesso ci arriviamo con calma. Come sempre One Football è lo sponsor di questo canale nei post partita, vi invito a scaricare l'applicazione completamente gratuita, qui sotto in descrizione il link per farlo e per rivedere insieme gli highlights della Serie A che troverete gratuitamente su One Football insieme a tutte le interviste post partita. Quindi ve lo consiglio e ve lo raccomando. Mi sono arrabbiato oggi in live, eh. Mi sono arrabbiato tante volte perché ci sono state un paio di occasioni, soprattutto sulla fine, quando McKenny e Kulusevski al 90esimo, invece che cercare di fare l'azione fatta bene o di rubare qualche secondo prendendo il calcio d'angolo, mettendoci bene, facendo salire i giocatori, sono messi a fare i tacchi. Mi è venuto un infarto. Stessa cosa Ken alla fine. Mancavano 30 secondi, invece che andare dal calcio d'angolo a perdere tempo e vincere la partita, ha provato a dribblare e rientrare. Mamma mia. Al di là del fatto che il gol che prendiamo per il 3-2 della Samp è una follia di Cuadrado allucinante, che in quel momento lì non deve cercare di saltare il giocatore mentre saliamo perché la difesa sta venendo su e noi perdiamo palla e quindi dobbiamo tornare giù, siamo costretti a fare una diagonale. Poi forse Locatelli, se ho visto bene in diretta, non è bravissimo nella chiusura. È una partita meritatissima, partendo da questo presupposto. La Juventus ha vinto meritatamente perché la Sampdoria veramente non ha avuto delle grandissime occasioni. La Juventus ha tirato tantissimo in porta. Io sono contento della partita di oggi della Juve. Parto da questo e devo dirlo. Però ci sono alcune cosine che non ci fanno essere tranquilli. Perché anche il gol del 2-1 nasce dalla nostra consapevolezza di essere andati in vantaggio, di essere sopra di 2. Poi Perin è costretto a fare una super parata. E poi comunque un altro errore individuale, come l'errore individuale di Cuadrado sulla salita, forse l'errore individuale di Bonucci sulla lettura dell'angolo, e aggiungo probabilmente l'errore di Locatelli, ma prendetelo con le pinze perché l'ho vista soltanto in diretta queste cose e non ci sono stati dei replay adeguati per capire effettivamente come sono andate le cose. È la mia lettura a caldo della partita, come in tutti i post partita, poi domani nelle pagelle andremo ad aggiungere dei pezzettini. Ovvio che sono felice, ovvio che non era facile neanche questo, lo so che è paradossale dire che non è facile con la Sampdoria in casa, però mercoledì c'è anche la Champions, si va ad affrontare il Chelsea, campione d'Europa in carica, con l'aggiunta di Romelu Lukaku, quindi non sarà sicuramente una partita facile, nella quale non ci sarà probabilmente Dybala, perché secondo me Dybala ha un problema muscolare che lo terrà fuori tanto. Ora aspettiamo gli esami strumentali e leggeremo su One Football tutte le notizie ufficiali. Dybala che fa un grandissimo gol nel primo tempo, dopo 10 minuti, e in quel momento lì, dal gol in poi, la Juventus ha anche tante occasioni per andare a fare il 2-0. Ce ne sono due clamorose, una con Chiesa e una con Morata, che sono veramente assurde e non riusciamo a concretizzarle. Poi Dybala si fa male e inizia un pochino di preoccupazione nella Juventus, perché tecnicamente si cala tanto, e forse anche tatticamente e a voglia, a cervello, c'eravamo un po' spenti. Kulusevski non è Dybala. Questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza. Anche ieri Allegri in conferenza stampa aveva detto Kulusevski è il vice Dybala, oggi l'ha messo su dopo Dybala. Non è Dybala. Ha il merito di fare l'assist del gol del 3-1 di Locatelli, che, ve lo dico subito, è giusto sottolineare immediatamente questa cosa, è il migliore in campo per quanto mi riguarda. Poi andrò ancora una volta a ripensare con calma tutta la partita, ma secondo me Locatelli è il migliore in campo per gestione del pallone, per il gol, per l'assist, per... appunto il gol del 1-0 di Dybala, che è bellissimo a livello tecnico il gol del 1-0 di Dybala, perché c'è Locatelli che dà il via all'azione sulla sinistra per Alexandro che mette il cross, pallone ribattuto alla difesa della Samp, e Locatelli prova giustamente a concludere col tiro al volo di sinistro, rimpallato, e di destro perfettamente al volo appoggia a Dybala che di prima nell'angolino basso. Quindi il gol e l'assist Locatelli-Dybala, il duo Locatelli-Dybala perfetti nel primo gol, veramente tasso tecnico elevatissimo di quei due giocatori. Poi Locatelli, ragazzi, Locatelli, meno male che c'è Locatelli, è quello che dicevo l'altro giorno,
È anni che non facciamo la doppia cifra con i centrocampisti tra gol e assist. Locatelli oggi fa gol e assist, quindi è un buon punto di partenza. Poi ci sono tanti giocatori dalle due facce. C'è Bentancur, ogni tanto mi fa venire il nervoso. Nel primo tempo c'era un pallone semplicissimo da verticalizzare per Dybala, non gliela dà. Non è che sbaglia il passaggio, proprio non gliela dà. Poi nel secondo tempo addirittura un tiro in porta fortissimo, centrale ma fortissimo, con una buona preparazione, e Audero è costretto a buttare in calcio d'angolo. È lo stesso Cuadrado tante volte al dribbling e poi mi fa quella cavolata. Bonucci segna su rigore e poi si perde Yoshida. Lo stesso Chiesa. Allegri si arrabbia sul gol di Locatelli perché Chiesa, cavolo, non tira in porta. Locatelli aveva fatto una magia a dargli quella palla. Una magia. Poi Chiesa, bravissimo, testa bassa, ne salta uno, ne salta due, però a una certa bisogna tirare in porta. È questo che ad Allegri non piace ancora al 100% di Chiesa, perché Chiesa, ragazzi, e ve lo dico proprio tranquillamente, Chiesa potrebbe fare dei 15 gol a campionato. Senza nessun problema, ha bisogno di iniziare veramente a tirare spe più spesso in porta e a cercare forse anche una giocata personale in meno, un dribbling in meno lì, come ha fatto comunque con lo Spezia. Oggi forse perché sentiva meno, perché eravamo in vantaggio, non c'era la necessità di tirare, è ora di iniziare a tirare. Fede, tira, che c'hai una canella dal limite che mette in difficoltà tutti, soprattutto se hai già la possibilità di calciare dopo che Locatelli ti ha dato quella palla spettacolare. È da qua che si deve ripartire ancora una volta. È dai giovani. Locatelli oggi è il gigante in mezzo al campo. E ricordiamoci che con lo Spezia, 3-4 giorni fa, senza Locatelli vai sul 3-1 per gli altri. Non so se la riprendi mai quella partita. Non so se la vinci mai quella partita. Quindi questa è la settimana di Locatelli. Poi c'è quella sbavatura, appunto, probabilmente sul gol della Samp, come c'era stata la sbavatura sul gol del Milan sul calcio d'angolo. Quindi, se devo dirvi una roba, Locatelli secondo me deve migliorare molto sotto questo punto di vista, cioè la fase difensiva e l'inseguire i giocatori. Sotto la fase di gestione del pallone sembra che giochi lui da 20 anni. Allegri ha schierato una squadra che mi è piaciuta molto, devo dire la verità, anche lo stesso Bernardeschi per me non ha fatto una brutta partita, ribadisco, domani ne parleremo nel dettaglio con i singoli, ma questa è la via giusta, 4-4-2 puro, 4-2-3-1, 4-1, 4-4-1-1, chiamatelo come volete. Comunque due fasce, due terzine, due centrocampisti, due difensori e due attaccanti. La base del calcio, e quando andiamo sull'ampiezza siamo una bella squadra. Oggi abbiamo anche palleggiato, secondo me è stata una delle partite più convincenti questa della Juve. Abbiamo ancora questo difetto piccolo, piccolissimo, che abbiamo preso 4 gol tra Spezia e Sampdoria, che è 20 gare di Serie A di fila che prendiamo gol, almeno un gol. Piccolo difetto, piccolissimo. È per questo che anche quando si è ripassati a difesa 3 ho detto perché noi ancora non siamo in grado di gestire queste gare e ce lo siamo dimostrati anche oggi. Continuiamo a dimostrarci che non siamo una Juventus d'Allegri. Allegri qua deve essere veramente bravo a lavorare su alcuni giocatori perché costruiamo tanto, attacchiamo tanto, arriviamo anche a tirare tanto ultimamente e poi dietro siamo ballerini. Cioè l'esatto opposto di quello che deve essere la squadra di Allegri. Seconda vittoria in cortomuso perché anche questa volta è arrivata con solo un gol di scarto. Ci accontentiamo per il momento assolutamente. Iniziamo a proiettarci alla partita col Chelsea che deve essere veramente un termometro incredibile per questa Juve e vincere una partita del genere andrebbe a darti in testa tante tante cose perché in questo momento dobbiamo veramente lavorare sulla testa. Se abbiamo parzialmente messo da parte il discorso legato alla forma fisica, alla condizione fisica che viene meno, quella legata alla testa rimane un problema importante. Abbiamo tempo per lavorarci, l'importante è portare a casa dei punti.